È la Vigor ad aggiudicarsi il derby con la M8, valido per la seconda giornata della Coppa Primavera di seconda categoria. A San Paolo di Beroide, gli uomini di Rotini controllano la gara per 75 minuti, portandosi in vantaggio sul 3-0. Poi, nell'ultimo quarto d'ora, la M8 accorcia le distanze, sfiorando in più di un'occasione la rete che avrebbe riaperto clamorosamente i giochi. Al quarto è la Vigor a farsi viva con Ibba che tocca debolmente un cross di Andrea Loreti per la facile parata in due tempi di Sadeghi. Al tredicesimo risponde la M8 con Tomassoni che converge al centro, supera Loredoni, ma il suo tiro dal limite finisce fra le braccia di Mariani. Al ventiquattresimo passa la Vigor. Capotondo riceve palla da Ibba e al volo serve di precisione in area Biamai che controlla e da pochi metri segna con una potente staffilata. La Vigor cerca subito il raddoppio. Al 29esimo il colpo di testa di Ibba è fermato in angolo da Sadeghi. 4 minuti più tardi, Galli, a pochi metri dalla porta avversaria, manca la deviazione di testa sull'angolo di Andrea Loreti. Il gol è nell'aria e arriva al 43esimo, al culmine di una bella azione manovrata che libera Auditore al cross sul secondo palo, dove Andrea Loreti di testa mette in rete a fil di palo. Nella ripresa succede poco fino al 24esimo, quando il traversone dalla sinistra di Mosconi raggiunge il liberissimo Bufalini, che non ha difficoltà a mettere alle spalle di Sadeghi. Al 30esimo si sveglia la M8. Montioni ruba palla all'incerta difesa avversaria, ma poi spreca tutto calciando alto sulla traversa. È il preludio al gol, che arriva 5 minuti più tardi. Covarelli va via sulla destra, si accentra, vince due contrasti e poi mette alle spalle di Mariani. Al 38esimo un tiro di Montioni è messo in angolo da un attento Mariani e sul corner successivo il colpo di testa di Barzacca sfiora il palo sinistro avversario. La banda di Virgili ci prova fino alla fine. Al 46esimo il tiro di Campi chiama Mariani ad una portentosa respinta in angolo. Sugli sviluppi del calcio dalla bandierina, la palla danza pericolosamente ad un metro dalla linea bianca, senza che alcun giocatore della M8 riesca a metterla nel sacco. È l'ultima occasione prima del triplice fischio finale dell'arbitro.